Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Anche se insegno a Toronto, in Canada, ormai da 8 anni, lavoratore migrante, sono napoletano, quindi farò vivere la mia napoletanità e parlerò in piedi. Volevo iniziare questa lezione, dopo ancora un ringraziamento per l'invito, chiedendo scusa agli specialisti di Marx, ai colleghi che sono venuti qui stamattina, immagino ce ne sarà qualcuno, perché ci sono molti studenti del liceo, insomma, quindi non terrò una lezione estremamente difficile. Cercherò di introdurre alcuni temi e li lascerò eventualmente al dibattito e alle domande che spero ci saranno dopo, alle critiche. Allo stesso modo chiedo venia agli studenti se in alcuni casi cercherò di introdurre alcune novità dell'opera di Marx, della lettura di Marx, in particolare del Capitale. Il mio contributo oggi sarà diviso in 4 temi. Cercherò di presentare innanzitutto i nuovi volti di Marx, il nuovo profilo di Marx, come Marx è mutato negli ultimi anni e perché, e anche dove e come Marx è stato ripreso ad essere letto e studiato dopo la crisi economica del 2008 in particolare. A quel punto mi sposterò sul Capitale parlando della redazione del Capitale, quindi tentando di fare redazione nel senso la scrittura, tentando di dare soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, la storia e la difficoltà di questo testo. Da questo punto di vista cercherò di parlare di una sorta di agonismo di Marx. Poi dovevo mettere questo tema dell'agonismo, era difficile farlo con Marx, Marx è più un antagonista. Però l'antagonismo di Marx sta proprio nella scrittura del testo, di una lotta che durerà tutta la sua vita per scrivere questo benedetto Capitale, che è un volumone, come è stato detto, soltanto il primo fu pubblicato da Marx. Parlerò dunque della struttura dell'opera e avevo preparato alcuni temi teorici, in realtà mi concentrerò soltanto su una questione, che è la specificità del capitalismo in relazione alla possibilità della società comunista socialista, e poi chiuderò con alcune considerazioni sull'incompiutezza di Marx. E purtroppo ho perso l'orologio, quindi se il mio presidente lo mettesse qui cercherò di rispettare i tempi, che sono di 50 minuti. Marx è sempre stato considerato come una icona nel Novecento, come una grande statua che campeggiava sulle piazze di Mosca, di Pechino, indicando con certezza dogmatica il sole dell'avvenire, il futuro della società. In realtà è molto interessante vedere come la ricezione del pensiero di Marx, la fortuna delle idee di Marx, sia stato un processo molto più complesso e pieno di contraddizioni. Marx, ad esempio, ha pubblicato soltanto pochi scritti rispetto a tutti i testi che noi conosciamo. Cercherò di presentare questa cosa tra pochi minuti. Nel Novecento, però, in particolare dopo la rivoluzione sovietica del 1917, è diventato il padre di questa ideologia politica, il marxismo-leninismo, che a mio giudizio ha molto poco a che fare con Marx, in particolare rispetto alla sua grande idea di libertà dell'individuo e di che tipo di modo di produzione associato le lavoratrici, i lavoratori possono stabilire contro e dopo il capitalismo. E poi Marx è stato molte volte abbandonato, è stato molte volte trattato male, è stato molte volte messo in soffitta. In particolare Marx è stato destinato all'oblio, è stato certificato da molti intellettuali internazionali come destinato all'oblio dopo il 1989, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica del 91. Ed infatti per un ventennio gli studi su Marx si sono pressoché paralizzati. Insomma, io ho studiato questo lavoro, questa cosa nel volume Marx for Today, e ho visto come le pubblicazioni in paesi importanti, l'Italia era in prima fila, ma non solo, su Marx, si erano ridotte a 3-4 libri l'anno, quando invece un paragone con gli anni 70 uscivano 3-4 libri la settimana su Marx in quel periodo. Quindi c'è una grande differenza. Eppure con la crisi del 2008, con le contraddizioni del sistema capitalistico, Marx è ritornato di straordinaria attualità.
in particolare in Nord America e in Europa, quando tutti hanno cercato di trovare delle spiegazioni sensate alla crisi che ancora una volta sconvolgeva il sistema economico in generale, ma anche le nostre vite e le vite di tutti noi, insomma, in Europa, ma non soltanto. Per cui sono ripresi moltissimi studi su Marx, moltissime lezioni, conferenze internazionali, i corsi sul capitale sono ritornati dopo 20 anni in molte università del mondo, e devo dire c'è stata anche una lettura politica di Marx che forse aveva anche preceduto la crisi del 2008, ad esempio in America Latina. In America Latina c'erano stati moltissimi movimenti sociali che avevano ripubblicato Marx, avevano riletto Marx, intellettuali che avevano voluto ritornare in questa stagione della primavera in America Latina dopo le dittature degli anni 70 fino ai primi anni 80, i casi della Bolivia, dell'Ecuador, del Venezuela, ma in particolare il Brasile, che è il paese dove oggi Marx è più letto ed ha più successo. In Brasile ci sono almeno 100 gruppi di studio nelle università brasiliane e centri di ricerca. In Brasile c'è Marx e anche alcuni marxisti critici, in particolare Antonio Gramsci, che sono autori di bestseller che vendono centinaia di copie al mese. Quindi c'è una ripresa degli studi. E c'è anche una ripresa delle traduzioni di Marx, ad esempio in Cina, dove ovviamente il marxismo ha avuto un peso politico enorme, i testi di Marx sono spesso stati tradotti dal russo, non dall'originale tedesco, e sono stati appesantiti da degli apparati di note, da delle spiegazioni che venivano da Lenin, dagli anni 50, dell'Istituto per il Marxismo-Leninismo di Mosca, e che dunque imbalsamavano questo autore che oggi cercherò di presentare, a mio modesto giudizio, nella sua forma più veritiera, un autore critico, un autore anche morso dal dubbio e delle sue elaborazioni, delle sue concezioni. In questo clima di ripresa di attenzione di Marx, in questo clima di generale riscoperta della sua opera, si colloca la nuova edizione storico-critica delle opere di Marx, che ha ripreso nel 1998 in Germania, si chiama la Marx-Engels Gesamtausgabe, l'edizione completa delle sue opere, e ci sono stati negli ultimi anni una ventina di nuovi volumi pubblicati in tedesco, quindi per un pubblico ristretto di specialisti e di ricercatori, che hanno pubblicato alcuni, e la notizia è vera, non è una provocazione, anche se può sembrare inverosimile, alcuni taccuini, quaderni, manoscritti di note di Marx che sono particolarmente interessanti perché presentano le ultime idee alle quali Marx stava lavorando, la direzione nella quale lui avrebbe continuato a sviluppare il suo pensiero, e presentano anche questo straordinario incontro debito e intellettuale e confronto intellettuale con i grandi classici del pensiero economico e filosofico o con i nuovi studi che venivano pubblicati negli ultimi anni della sua vita. A me questa cosa interessa molto perché in genere Marx è stato presentato nel Novecento come un asteroide che era giunto sul mondo e che all'età di 14 anni aveva già tutta la scienza nella sua testa. Al contrario, Marx ha fatto un lavoro enorme, un lavoro che è anche utile per i ragazzi, perché insomma fa vedere della passione per lo studio, quanto sia importante confrontare, quanto sia importante criticare. Da questo punto di vista è stato molto poco marxista, insomma, se per marxismo pensiamo al marxismo-leninismo più dogmatico, più economicista del Novecento. E da questi quaderni di estratti, da questi manoscritti, che ne sono oltre 200 quaderni, sono una pila di testi che i nazisti avevano cercato di distruggere, che oggi sono conservati, la gran parte di essi, nell'Istituto di Storia Sociale di Amsterdam, Marx, voglio leggerlo per essere breve, ha fatto estratti in 8 lingue, perché lui leggeva 8 lingue, non era molto bravo con le lingue, Engels ne parlava 12, 13, Marx soltanto 8. Marx ha lavorato in tedesco, in greco, in antico latino, in francese, in inglese, in italiano, in spagnolo e in russo, e ha fatto estratti di filosofia, arte, religione, politica, diritto, letteratura, storia, economia politica, relazioni internazionali,
tecnica, matematica, fisiologia, geologia, mineralogia, agronomia, etnologia, chimica e fisica. Cioè Marx ha tentato di approfondire con una curiosità intellettuale enorme, straordinaria, le discipline che riteneva indispensabili per scrivere il Capitale, ovvero le discipline, per esempio, alcuni di voi diranno, ma perché geologia, perché agronomia? Perché quando Marx studiava gli sviluppi del capitalismo negli Stati Uniti dopo la fine della schiavitù degli anni 60, la guerra civile, Marx aveva bisogno di strumenti teorici e conoscitivi per sviluppare la sua idea. L'idea di Marx non era la ricerca di un classico professore universitario del nostro tempo, cioè l'economia di Carpi dal 1985 al 1990. L'idea di Marx è quella di comprendere le leggi storiche del modo di produzione capitalistico, di tentare di capirne le tendenze, e per questo oggi il Capitale è un libro che ancora ci serve, che ancora ci dà degli strumenti critici e interpretativi per tutti coloro che vogliono confrontarsi e cimentarsi con esso. Dunque, grazie a questi manoscritti, io vorrei fare una prima affermazione che poi possiamo dibattere dopo se volete. Io credo che Marx sia il classico, la lezione dei classici, il classico filosofico, il classico economico, pensatore classico intendo, il cui profilo è più mutato e maggiormente mutato negli ultimi 20 anni. Gli altri pensatori sono rimasti quelli che erano prima, per Marx invece ora noi possiamo fare tutto questo studio, questo scavo interessantissimo, che ovviamente noi facciamo come studiosi, ma poi dobbiamo essere in grado di dare appunto ai lettori, agli studenti, alle nuove generazioni di studiosi e anche militanti politici. Marx è mutato molto, e accanto a questa mutazione testuale, quasi filologica direi, come è stato accennato nell'introduzione, c'è anche un altro fattore politico che è importante: la crisi del capitalismo che ancora c'è e il fatto che Marx non è più, per grazia nostra, non è più collegato a quella ideologia di Stato che gli era stata, della difesa dello Stato sovietico, che gli era stata affibbiata dai bolscevichi russi. Dunque Marx è aperto, dunque Marx è uno strumento critico che possiamo utilizzare oggi e possiamo farlo in una maniera differente. Il tempo inizia a stringere, dunque devo andare sul secondo punto, che è quello della redazione del Capitale. Perché? Perché voglio mostrarvi come anche rispetto al Capitale le idee di Marx sono un po' diverse, come il processo del Capitale non guardiamo più a questo volume pubblicato così, ma guardiamo a tanti diversi manoscritti che corrispondono a diverse fasi dell'elaborazione di Marx e che presentano anche diverse tematiche, differenti tematiche, alcune delle quali sono a mio giudizio di stringente attualità. Anzitutto Marx è riuscito a pubblicare nella sua vita 3 grandi libri, poi ci sono state alcune polemiche politiche, perché l'unica ragione per la quale Marx riusciva a pubblicare i suoi scritti, perché lui era una persona molto critica e aveva un grande spirito autocritico ed estendeva le sue ricerche a livelli incredibili, e quindi rimandava, è stato anche il caso del Capitale, ne parlerò adesso, ma quando lui doveva fare polemica politica contro i filosofi che riteneva sbagliati, contro gli altri socialismi che riteneva pericolosi per le classi lavoratrici, in questo caso Marx ha pubblicato dei libri. Marx ha scritto un libro che si chiamava La Sacra Famiglia, che non ha nulla a che vedere con Gaudì e la Chiesa di Barcellona. Ha scritto un altro libro che si chiamava Il Signor Vogt, che era una polemica contro un politico tedesco. Ha scritto un testo che si chiamava Miseria della filosofia contro Proudhon. Queste erano le polemiche politiche che lui ha fatte, che non sono molto conosciute, perché la gran parte dei libri che noi abbiamo letto di Marx, i manoscritti economico-filosofici del 44, l'ideologia tedesca del 45-46, i volumi secondo e terzo del Capitale, la critica del programma di Cotta, sono tutti testi che Marx ha lasciato in una forma incompleta e che sono stati pubblicati da altre persone dopo di lui, spesso in una forma rigida, spesso in una forma più definita di quella che Marx aveva lasciato aperta, con il dubbio, altrimenti l'avrebbe pubblicato lui. Quindi i 3 grandi testi che Marx pubblica sono il Manifesto del Partito Comunista del 48 con Engels, il Capitale nel 67 e poi questi grandi scritti
dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, alla quale Marx lavora come animatore e l'anima, con il teorico più importante, dal 1864 al 72. Io vi parlo un po' del Capitale, vi parlo della redazione del Capitale, in particolare per gli studenti cercherò di farlo in una maniera più leggera possibile, come ho detto. Marx non inizia a studiare l'economia politica, Marx nasce come studente di diritto all'università, Marx studia diritto perché il papà, come molti papà, voleva che il figlio facesse l'avvocato e si garantisse una buona professione. Morto il padre di Marx, con il quale lui aveva un fortissimo rapporto, Marx cambiò, studiò filosofia, ma non economia politica, perché al tempo l'economia politica non esisteva in Germania, non c'era neanche la parola era nazionaloeconomie, economia nazionale. La Germania del tempo, la Treviri dove Marx nacque, al confine con la Francia, non ha niente a che vedere con il capitalismo sviluppato che esisteva in Inghilterra o in alcuni altri centri industriali. E quando è che Marx conobbe e iniziò a studiare l'economia politica? Quando è che si fidanzò con questa disciplina che poi non lasciò per il resto della sua vita? Lo fece a Parigi, lo fece nel 1843, quando incontrò per la prima volta i proletari, quando passeggiando per le strade di Parigi incontrò il mondo del lavoro, incontrò le persone che avevano le mani sporche, il sudore della fatica, e incontrò anche per la prima volta Engels, che aveva un papà capitalista, che aveva un'impresa a Manchester, per grazia di Marx, perché fu anche colui che aiutò Marx a sostentarsi, a sostenersi per tutto il resto della vita. Engels, che era andato in Inghilterra, che era una persona molto intelligente, vide il capitalismo e scrisse questo libro, La situazione della classe operaia in Inghilterra, ed era molto più avanti di Marx. Marx fu grazie a Engels che si innamorò e che tradì la filosofia per lo studio dei classici di economia politica. Allora, in questo periodo Marx a Parigi scrive i manoscritti economico-filosofici, quindi c'è un incontro tra economia e filosofia. Marx parla per la prima volta di lavoro alienato e parla del fatto che il lavoratore è alienato da se stesso, è alienato dallo strumento che produce, è alienato dalla relazione con l'altro lavoratore, con l'altra lavoratrice, col suo collega, col suo compagno, ed è alienato anche verso se stesso, i quattro tipi di alienazione. E Marx in questo periodo inizia una ricerca che condurrà per tutto il resto della sua vita, e che ritengo anche questo un punto essenziale, ovvero il fatto che il capitalismo sia un modo di produzione, è stato detto, storico, non naturale. Il capitalismo è stato creato, il capitalismo non è sempre esistito e dunque può anche essere modificato, e può essere modificato da noi, dai cittadini, dai lavoratori, dagli operai, dal soggetto rivoluzionario. Non posso toccare questo tema eventualmente dopo nella discussione. In questo periodo Marx lascia Parigi, perché Marx fu espulso dalla Germania, dalla Francia, dal Belgio, inizia ad essere un militante rivoluzionario, va a Manchester con Engels alcune settimane, inizia un po' a parlottare inglese, ci metterà un po' di anni insomma per scrivere direttamente in inglese, va a Bruxelles con Engels e continua a studiare l'economia politica. Da questo momento gli studi di Marx si concentrano nella critica dei concetti basilari di economia politica, quindi legge Adam Smith, David Ricardo. Si concentra nello studio dei problemi, lo sviluppo della tecnologia, gli strumenti della fabbrica. Sono anni. Marx non è uno studioso da tavolino che scrive un'opera di filosofia in relazione alla fenomenologia dello spirito di Hegel. Sono anni di studio e io direi anche anni di maturazione politica, perché l'elaborazione politica di Marx, le esperienze politiche che Marx fece nella sua vita, furono determinanti per lo sviluppo e anche per i mutamenti delle sue idee. In questo periodo Marx lavora moltissimo, leggerò una testimonianza di Paul Lafargue, a cui Engels aveva raccontato, Engels e Marx, il modo di lavorare di Marx. Engels e Marx presero l'abitudine di lavorare insieme, Engels, che pure era di una precisione estrema, perse la pazienza più di una volta davanti alla scrupolosità di Marx, che si rifiutava di scrivere una frase se non era in grado di provarla in 10 modi diversi. Engels e Marx lavorano all'ideologia tedesca, lavorano al primo testo in cui furono formulate le primissime idee, che dopo cambieranno molto, e noi purtroppo leggiamo l'ideologia tedesca e non le ultime elaborazioni di Marx. Dunque guardate la differenza tra quello che è stato letto di Marx e tra invece l'elaborazione, il percorso di analisi che Marx fece.
Nell'ideologia tedesca ci sono le prime concezioni, le prime idee della concezione materialistica della storia, ovvero il fatto che la base, l'economia, condiziona, scrisse Marx, non determina, come scrissero i marxisti in Unione Sovietica, l'economia condiziona le idee, condiziona la religione, condiziona la legge, condiziona l'arte, è importante, ma non la determina rigidamente, meccanicamente. Marx continua a lavorare e sapete che fa in questo periodo? Inizia a diventare un importante giornalista. Non so quanti di voi sanno questo, ma Marx ha lavorato come corrispondente del più importante quotidiano statunitense, il New York Tribune, dal 1851 al 1862. Ha scritto 500 articoli per questi giornali e 70 di questi articoli parlavano di crisi finanziarie, di crisi economiche. Tra l'altro questi articoli sono stati ripubblicati nel 2008 perché i più importanti di essi raccontavano della prima crisi finanziaria internazionale, quella del 1857, che come quella del 2008 era nata negli Stati Uniti e poi si era espansa in tutto il mondo. Quindi avevano una forte similitudine. Io mi trovavo a Berlino quando una mattina ho comprato il giornale di destra conservatore, il Frankfurter Allgemeine, e pubblicava interamente un articolo scritto da Marx 150 anni prima dicendo: non c'è un'analisi del capitalismo che sia più chiara, più preveggente, più pertinente a quelli che sono i problemi della nostra società. In seguito, Marx lavora a quest'altro testo molto importante, un testo che è stato pubblicato, tradotto soltanto a partire dal 68-70 in Italia e poi ancora più tardi in molti altri paesi, che sono i Grundrisse. Anche è stato ricordato nella prefazione. E che sono questi Grundrisse, i cosiddetti lineamenti fondamentali? Sono un testo, sono la prima bozza, la prima redazione del Capitale, perché Marx aveva speso molti anni lavorando nel British Museum di Londra, tutti i giorni dalle 9 di mattina alle 7 di sera, ma non riuscendo a completare, anche se lui era convinto di potercela fare in pochi anni, a volte in pochi mesi, quest'opera gigante. Marx era completamente abbandonato negli anni 50, c'è questo mito del partito Marx, del partito marxista. In realtà Marx è in contatto con 8-9 militanti. Marx negli anni 50 soffre la fame, ha grandi stenti, ne parlerò tra un po', ed è abbandonato perché lui non vuole partecipare ai comitati dei leader dell'immigrazione che si incontravano a Londra e che cercavano di discutere perché la rivoluzione del 1848 era stata sconfitta, e che credevano che la rivoluzione mutasse se si organizzava la congiura a mezzanotte anziché a ora di cena. Marx sapeva che le condizioni potevano cambiare soltanto in seguito ad un attento studio dell'economia, dei processi del capitalismo, e su questo studio il movimento operaio doveva poi sempre intervenire con la propria coscienza di classe, con le proprie lotte, con il conflitto sociale. Dunque, un Marx che non ha nulla a che vedere con un marxismo dogmatico, schematico, economicista, che dice che è l'economia che determinerà il cambio della società. Questo non è stato solo il marxismo sovietico, ma è stato il marxismo della socialdemocrazia, la seconda internazionale. Perché? Perché c'è stata una grande crisi economica, la Grande Depressione, iniziata nel 1873, finita nel 1896, oltre due decenni di crisi, durante la quale i marxisti credevano che il capitalismo si sarebbe autonomamente dissolto e distrutto e che quindi sarebbe stato un gioco da ragazzi per noi qui andare a prendere il palazzo d'inverno, come si diceva una volta, ed instaurare un nuovo tipo di società, un nuovo modello di produzione. Marx invece crede che sia importante studiare il capitalismo, che sia importante comprenderne i meccanismi anarchici del mercato, di una produzione impazzita, di una produzione che non è fatta in favore degli uomini ma è fatta in favore del profitto, e sia importante sostituire a questo tipo di produzione un modo di produzione associato, ovvero un'unità, una comunità di liberi individui, di libere donne e uomini che agiscono in società e che organizzano quello che lui chiamava l'autogoverno della comunità, l'autogoverno del popolo. Io direi, per introdurre un altro tema che non posso toccare, anche un Marx che è fortemente federalista, ovviamente dando a questa parola il valore che aveva nell'importanza del movimento operaio, federalista nel senso come democrazia partecipata e diretta,
dei lavoratori contro appunto l'anarchia del mercato. In questi Grundrisse, dunque, Marx, perché sono belli, perché sono importanti da leggere? Perché Marx voleva fare un libro, voleva fare una critica dell'economia politica divisa in 6 libri, poi lui non ci riuscirà a completarli tutti. Voleva parlare del lavoro salariato, dello Stato, del commercio, del mercato internazionale, non ci riesce. Allora i Grundrisse sono molto importanti perché se tu li leggi vedi in che direzione Marx avrebbe proseguito la sua ricerca, e anche perché nei Grundrisse si parla molto di comunismo, si parla molto della società alternativa alla quale lui fortemente voleva arrivare. Il primo libro pubblicato da Marx di economia politica si chiama Per la critica dell'economia politica, fu pubblicato nel 1859, è il primo ponte verso il capitale. Questo libro fu pubblicato in 1000 copie e fu recensito da una sola persona, Engels, che Marx, insomma, lo criticò anche perché non aveva ben compreso alcuni temi. E dunque Marx disse: tra le tante cose sgradevoli che io sopporto da anni, le peggiori mi sono state regolarmente procurate dai cosiddetti compagni di partito, i marxisti. Ho intenzione di dichiarare pubblicamente, scrisse Engels, alla prima occasione possibile, che io non ho niente a che fare con nessun partito. Io non sto dicendo qui, non sono impazzito, che Marx è contro l'organizzazione della classe operaia. Marx avrebbe detto con Gramsci: non ci sono idee se non c'è organizzazione per poterle fare valere. Ma voglio dire di uno iato molto grande tra quelle che sono le elaborazioni di Marx e quelle che poi saranno le considerazioni pratiche o le scelte pratiche fatte dai suoi presunti continuatori. Marx continuerà questo processo, questo grande agonismo per la scrittura del Capitale fino al 1867. Ci sono le teorie sul plusvalore, ci sono alcune redazioni del Capitale, non posso parlarne per ovvi motivi di tempo. La cosa che vorrei raccontarvi è che però Marx in questo processo si sfinisce, sfinisce il suo corpo, sfinisce la sua mente, ha moltissimi problemi di nervi perché lavora veramente 14-15 ore al giorno al Capitale. E in questo periodo lui ha un grandissimo problema, lui ha dei orrendi foruncoli che gli scoppiano ovunque, lui vuole finire questo Capitale, questo povero Engels continua a chiedergli: per carità, dal 1843, per 24 anni, per carità, pubblica il libro adesso, battiamo il ferro finché è caldo, cerca di non avere questi scrupoli pazzi che tu hai per rispondere in ogni nota di pagina a tutte le questioni che potrebbero sorgere e che potrebbero essere criticate dai lettori. E Marx non lo sta a sentire, continua a lavorare, però c'ha queste esplosioni di foruncoli, a volte devono essere incisi, a volte non può sedersi sulla sedia per lottare, come lui diceva, contro la merda economica, perché è proprio distrutto da questo. Quando Marx pubblica, finalmente spedisce il manoscritto del Capitale, lo va a portare lì, scrive ad Engels, senza il quale il Capitale non sarebbe stato pubblicato, perché accanto agli introiti del giornalismo di Marx Engels lo aiutava. Lui dice: guarda, io mi interessa moltissimo il tuo giudizio, la tua opinione, il libro è importante, vorrei che tu lo leggessi, ma soprattutto vorrei che la borghesia ricordasse per tutta la sua esistenza i miei favi, i miei foruncoli, perché anche con la sofferenza che avevo ho voluto scrivere contro il Capitale, contro il capitalismo. Allora, qual è la struttura del Capitale, del primo libro, come è stato ricordato, pubblicato nel 67? È un libro che è diviso in 7 sezioni, secondo l'edizione di Engels del 90. Nella prima sezione si parla di merce e denaro, sono i capitoli più difficili, cioè dove si parla del valore della merce, dove si parla della teoria del valore lavoro, ma dove anche c'è un preziosissimo paragrafo che si chiama Il carattere feticistico della merce, in cui Marx ha sviluppato moltissimo la sua teoria dell'alienazione. Purtroppo noi leggiamo l'alienazione di Marx con i manoscritti del 44, invece andrebbe letta con il grande approfondimento economico che lui ha fatto dei manoscritti, dai Grundrisse in poi fino a questa sezione del Capitale. Poi c'è la seconda parte che ha la stessa complessità e tematica, la trasformazione del denaro in capitale, e poi ci sono le tre sezioni sul plusvalore, che sono una cosa molto importante, che sono il concetto che Marx ha sviluppato, che Marx ha creato proprio nei Grundrisse nel 57-58, e Marx parla del plusvalore assoluto e il plusvalore relativo. Io non posso parlarne. Agli studenti voglio dire che il plusvalore
assoluto è l'abilità del capitalista ad espandere la giornata lavorativa e dunque a fare lavorare l'operaio di più e dunque a sfruttarlo di più, mentre il plusvalore relativo è la capacità del capitalista di pagare l'operaio di meno. A volte questo avviene anche con lo sviluppo della tecnologia. Il salario è sempre lo stesso, ma la tecnologia, che è uno strumento poi creato dal lavoratore, per Marx è il lavoro morto accumulato, in realtà quello viene messo nelle tasche del capitalista e non viene ridistribuito alla collettività. Dunque Marx dice ai lavoratori: noi non dobbiamo essere luddisti e distruggere la tecnologia, ma dobbiamo riappropriarcene, perché questa è la produzione nostra, il nostro lavoro, e deve essere ridistribuita alla collettività. C'è una breve sezione sul salario e poi c'è la parte finale sul processo di accumulazione del capitale, ne parlerò tra un po', nella quale Marx parla anche dell'esercito industriale di riserva, quest'altra grandissima, attualissima tematica, ovvero la massa di disoccupati, prima in un paese, oggi su scala internazionale, che permettono al capitalista di abbassare il prezzo del salario e di dare occupazione a coloro che sono più disperati e che lavorerebbero a qualsiasi costo. Quindi io vorrei parlare ho detto che avrei trattato un tema, e qui credo di dover leggere alcune citazioni per essere anche fedele al testo di Marx e per essere breve. Il tema che vorrei trattare tra tutti questi è relativo alle caratteristiche del modo di produzione capitalistico e, come ho detto, la sua importanza nell'elaborazione di Marx per l'avvento della società comunista. Marx aveva già scritto nel manifesto del Partito Comunista che il capitalismo era importante perché produceva gli operai. Io potrei leggere, cerco di dirlo proprio semplicemente: invece di avere un modo di produzione come quello e asiatico, come quello feudale, dove le persone lavoravano in piccoli gruppi e in piccoli nuclei, adesso siamo tutti operai, siamo in questa grande fabbrica industria, quindi riusciamo a produrre insieme in un minuto quello che prima avremmo potuto produrre separatamente in una settimana di lavoro. Questa è una conquista molto importante per Marx. Dunque, quando si legge il manifesto, quando si legge il Capitale, si troveranno molte considerazioni intelligenti sul capitalismo. Marx non è una persona che straccia la pagina e dice tutti i gatti che camminano di notte sono neri, è molto attento a stabilire le distinzioni. E Marx parla degli effetti positivi della produzione capitalistica nel Capitale e ne elenca 6 punti. Quali sono? La cooperazione lavorativa, il fatto che ci ritroviamo tutti insieme nella fabbrica, l'apporto scientifico tecnologico fornito alla produzione, l'appropriazione delle forze della natura da parte della produzione. Attenzione, Marx fa una grande critica ai rischi della voracità capitalistica contro l'ecologia e per la distruzione del pianeta, ma in questo momento, quando parla dell'aspetto positivo del capitalismo, parla della possibilità che noi possiamo appropriarci delle forze della natura che prima si ritorcevano contro gli individui, contro gli esseri umani. Quindi è un progresso rispetto ai modi di produzione precedenti. La creazione di grandi macchinari, ne ho già parlato, il risparmio dei mezzi di produzione e la tendenza a creare il mercato mondiale, che è un'altra questione positiva per Marx da alcuni punti di vista, perché vuol dire che noi non siamo più isolati nel nostro villaggio, nel tipico villaggio indiano che Marx studia, dove c'è l'idolatria del totem o dove le donne sono costrette a subire gli abusi e le decisioni del pater familias. Quindi il modo di produzione capitalistico introduce alcune condizioni che possono essere molto importanti per il capitalismo. In particolare la concentrazione dei mezzi di produzione, perché Marx dice: ovviamente io so bene che c'è sfruttamento, che c'è distruzione, ma so bene anche che una volta che gli operai iniziano a lavorare insieme possono acquisire coscienza delle loro condizioni, dello sfruttamento, altra parola fondamentale, e da lì possono partire con conflitti sociali per cambiare il modo di produzione. Dunque anche positivo, avrebbe creato le condizioni per il superamento, Marx dice, dei rapporti economico-sociali esistenti. Dunque per Marx, nonostante lo spietato sfruttamento degli esseri umani, il capitalismo presenta potenzialmente alcuni elementi che possono essere usati dal movimento operaio, dalla classe operaia, per passare ad un nuovo modo di produzione, poiché il capitalismo è storico e non è naturale.
Ovviamente la politica è fondamentale per Marx e il comunismo richiede però delle condizioni di esistenza. Allora, la questione che io voglio porre alla vostra attenzione oggi, e facendo questo ho già compiuto oltre la metà della mia relazione, spero di essere in tempo, è se questa analisi del capitalismo che Marx ha presentato dal Manifesto del 48 e che ritroviamo in alcune parti importanti del Capitale sia per Marx una legge storica, ovvero un processo assolutamente ineluttabile, inevitabile, attraverso il quale devono passare tutte le formazioni, tutti i paesi, tutti le diverse realtà sociali. Ovvero, se Carpi è uguale a Bombay o a Osaka o a Santiago del Cile, e se nel 2016 può accadere quello che doveva accadere nel 1867. La risposta di Marx è dunque la sua assoluta diversità rispetto al dogmatismo marxista-leninista è assolutamente no. Il capitalismo, il progresso del capitalismo, non è assolutamente una legge attraverso la quale tutti i continenti, tutti i paesi devono passare. Però per poter parlare bene di questa questione, io devo prima spiegare e devo prima entrare nell'ultimo tema, che è quello dell'incompiutezza del capitale di Marx. Perché adesso io voglio dirvi quello che ha fatto Marx dopo il 67, voglio spiegarvi perché l'analisi di Marx non si è fermata e perché Marx ha deciso di essere autocritico e dunque di non pubblicare quei manoscritti che aveva già pubblicato, che aveva già scritto del volume secondo e terzo, che furono poi aggiustati e pubblicati da Engels nel 1885 e nel 1894. Marx morì nel 1883. Dunque cercherò di presentare, come ho detto all'inizio, come ho fatto anche in questa ricerca che si chiama L'ultimo Marx, che è stata pubblicata di recente, il Marx del dubbio, il Marx della maturazione, il Marx più antidogmatico possibile. Allora, Marx è incompiuta, la sua opera è incompiuta. Questo non vuol dire che è un'opera non interessante e non utile, al contrario. A volte la sua incompiutezza mostra il cammino, mostra il sentiero, mostra il metodo critico, che è la parola essenziale per Marx. C'è sempre critica in un titolo o in un sottotitolo dell'opera di Marx, degli scritti che lui pubblicò. Ma perché Marx non riuscì a completare? Anzitutto perché c'è questo metodo che ho tentato di esporre e di presentarvi, ma anche perché gli stenti personali della sua vita sono stati enormi. Marx ha perso 4 dei suoi 7 bambini per fame, per povertà, per miseria. Marx non è un pensatore borghese, lui viveva a pochi chilometri da Charles Darwin, no? E c'erano tutti questi, sarebbe detto appunto, pensatori borghesi che si incontravano, che fumavano la pipa e che avevano una vita molto agiata. Marx invece ha vissuto, quando arrivò a Londra, a Soho, che oggi è una zona bellissima di Londra, all'epoca invece era il posto dove arrivavano gli emigrati, dove arrivavano gli esuli politici, dove c'era la peste, il colera e quindi grande disperazione. E poi l'altro fattore è stato l'impegno politico di Marx. Cioè Marx è stato sì un grandissimo studioso e critico, ma è stata anche una persona che ha saputo dividere le sue energie e concentrarsi anche sull'impegno politico. Ho fatto riferimento prima alla rivoluzione del 48, ho fatto riferimento alla cosa più importante, l'organizzazione di questa straordinaria associazione, l'Internazionale degli Operai, nella quale per la prima volta le idee che Marx aveva scritto, aveva messo nero su bianco, ad esempio il plusvalore, ad esempio il fatto che il capitalista allungava la giornata lavorativa o faceva lavorare di più gli operai, quelle idee erano allo stesso tempo criticate ed erano allo stesso tempo osteggiate nella lotta concreta delle lavoratrici e dei lavoratori. Dunque l'Internazionale è questa straordinaria esperienza che permette a diversi nuclei di lavoratrici, a diversi nuclei di operai, di coalizzarsi, di stare in relazione tra loro, di impedire che ci fossero crumiri che viaggiavano dalla Germania o dall'Irlanda per andare a lavorare in Inghilterra mentre c'erano degli scioperi. E questi furono dei successi straordinari, dei successi che poi spinsero anche per quella straordinaria esperienza che pesò moltissimo nell'elaborazione politica di Marx, non ne posso parlare, spero in un invito futuro, che fu la Comune di Parigi. Perché nel 1871, per la prima volta, gli operai, la classe lavoratrice, fece una rivoluzione, conquistò la città di Parigi
e visse per soltanto 2 mesi e mezzo prima di essere uccisi in una maniera barbara, terribile, visse vivendo di questo modo di produzione associato, vivendo in questa forma straordinaria di autogoverno del popolo e dei produttori. Marx non aveva previsto la possibilità di questa cosa. Marx aveva pensato che non era ancora giunto il momento, perché la classe operaia non era abbastanza sviluppata. Però successivamente egli colse l'importanza di questo fenomeno e capì anche di dover essere meno rigido e di capire che accanto poi alla interpretazione dell'economia c'erano anche i processi politici che non potevano essere previsti, che non potevano sempre seguire il corso degli eventi. Lenin avrebbe detto: chi aspetta la rivoluzione perfetta non la vedrà mai. Marx, Gramsci scrisse la rivoluzione sovietica e la rivoluzione contro il capitale di Marx, perché nacque appunto in un posto dove la classe operaia era meno sviluppata. Non nacque in Inghilterra, ma nacque in Russia, che era l'avamposto del pensiero reazionario, e dove non c'era classe operaia ma c'era un mondo contadino. E poi c'è l'ultimo tema, che anche quello l'ho presentato all'inizio, perché Marx non completò il Capitale, che è il tema della sua straordinaria curiosità intellettuale e del fatto che lui volesse sempre estendere le sue ricerche, non per perdere tempo, ma per confermare, per trovare conferma, per analizzare ancora di più e da diversi punti di vista, diverse discipline, aggiornato agli studi più attuali, quelle che erano le sue idee, quello che erano i pensieri fondamentali del Capitale. Allora Marx che cosa fece dopo il 1867, facendo quasi impazzire Engels, il povero Engels che lo seguiva, che lo spingeva? Lui iniziò nel 1869, quando avrebbe dovuto lavorare al completamento del secondo libro, iniziò a studiare il russo, e Marx divenne un grandissimo lettore di russo, imparò l'alfabeto cirillico e iniziò a studiare il russo perché voleva capire i cambiamenti che erano intervenuti dopo il 1861 in Russia, ovvero dopo la fine della schiavitù, del fatto che ci fosse la servitù e che ancora esisteva in Russia, erano ancora milioni, il 30% della popolazione. Quindi Marx studia il russo, quindi Marx non solo lavora ai volumi secondo e terzo cambiandone molte parti, ma cambia anche il primo volume del Capitale. Questa è una cosa importante che voglio raccontare, perché ci sono quelli che leggono Marx, come lo aprono, e dicono: a questa pagina 21 c'è la religione marxista e noi dobbiamo assolutamente pedissequamente seguire questi punti. Questa è la cosa più lontana da Karl Marx. Marx riscrive il libro primo del Capitale. Nella seconda edizione tedesca, 1873, cambia molte parti. Le cose che leggiamo sul feticismo le scrive in quella circostanza. Dal 1872 al 75, mentre corregge la traduzione francese del Capitale, decide di aggiungere molte cose, alcune delle quali importanti. Io ne tratterò tra poco di una in particolare riguardo all'accumulazione originale, che sarà la parte finale del mio intervento, se ho ancora una decina di minuti a disposizione. E dunque io direi che Marx non completa il Capitale perché vuole continuare la sua ricerca, perché è un pensatore assolutamente critico, affamato, ecco, di conoscenza, di sapere, e perché è un grandissimo, è uno studioso molto scrupoloso. E quindi questo io ritengo che sia anche non solo una prova di agonismo, per stare al tema del nostro convegno, ma è anche un esempio molto forte per gli studenti, no? Per una nuova generazione di ricercatori, per una nuova generazione di lettori e, come ho detto prima, anche di militanti politici, no? Non avere la verità. Engels scrisse: il Capitale è la Bibbia della classe operaia. Marx, al quale non piacevano molto le religioni e i dogmatismi, non credo che avrebbe gradito molto questa espressione. Allora, in questi anni, negli anni 70, Marx studia i nuovi fenomeni del capitalismo mondiale. La Russia è mutata dopo la fine della servitù nel 61. Gli Stati Uniti sono mutati dopo la fine della guerra civile. L'Asia sta cambiando rapidamente, l'India, la Cina, ci sono rivolte contro l'imperialismo. Marx vuole studiare, Marx vuole comprendere, Marx deve parlare del capitalismo su scala globale. Inoltre ci sono la Grande Depressione, la crisi di cui ho parlato precedentemente, non ho tempo per ritornarvi, ci sono le tendenze di lungo periodo delle mutazioni del capitalismo industriale, i macchinari, le trasformazioni. Marx lavora
a tutte queste tematiche e si avvicina anche a delle nuove discipline. Ad esempio, lui studia molto l'antropologia, l'etnologia in questo periodo. Ancora una volta, non perché avesse tempo da perdere, ma perché lui sta cercando delle basi storiche per la critica del capitalismo. Per esempio, ci sono molti manoscritti dell'ultimo Marx che non sono stati ancora pubblicati. Quando Marx morì l'ultimo anno, lui sta lavorando ad una tabella cronologica che non è mai stata pubblicata, di oltre 200 pagine, nella quale Marx mette gli anni, i più importanti anni della storia, dal 50-70 prima di Cristo, e quelle che sono state le più importanti trasformazioni non soltanto economiche ma anche politiche. Parla ad esempio molto dell'Italia, delle repubbliche marinare, e guarda come le differenze dei paesi hanno poi cambiato e hanno determinato diversi tipi di capitalismo. Parla molto delle crociate e si interessa molto al mondo e fa tanti studi sull'Indonesia, sull'India, perché lui aveva studiato queste realtà nel British Museum degli anni 50 sulla base di libri scritti da reazionari o razzisti, colonizzatori. Adesso invece ci sono più testi a sua disposizione e quindi gli è possibile comprendere meglio e da un punto di vista più critico queste realtà del Sud. Dunque io direi che si tratta di un Marx che non è... Altro tema importante che vorrei presentare alla vostra attenzione prima di giungere alla conclusione, che non è solamente interessato al conflitto tra lavoro salariato e capitale. Marx non è soltanto questo. Hanno sbagliato quelli che hanno letto Marx come eurocentrico, come soltanto interessato alla lotta di classe nella fabbrica. E questi ultimi manoscritti, vi ho detto all'inizio, è un Marx molto differente da quello che si conosceva 20-30 anni fa o 50 anni fa, negli anni d'oro del marxismo 60-70, questi ultimi manoscritti provano la multiformità del suo pensiero e anche la multidirezionalità del suo interesse. Cioè, a me interessa l'Inghilterra, interessa gli Stati Uniti, ma mi interessa anche capire che cosa accade in India, che cosa accade nel sud del mondo. E dunque assolutamente attuale per i problemi e per i conflitti della nostra società contemporanea. Torno alla mia domanda, concludo il ragionamento e mi avvio alle conclusioni. Questa idea che il capitalismo fosse assolutamente necessario è una regola per Marx? È qualcosa che deve attraversare tutti i paesi come fatalità necessaria, assolutamente necessaria? Vi ho detto di no e vi farò un esempio. Marx riceve delle lettere dai rivoluzionari russi tra il 1877 e il 1881. In Russia c'è una cosa che si chiama obshchina, cioè la proprietà comune della terra. E questa forma comune ovviamente era organizzata in una forma a favore dell'aristocrazia, a favore del potere politico esistente. I rivoluzionari russi chiedono a Marx: ma noi cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo aspettare che questa forma del passato passi attraverso il capitalismo? E soltanto poi dopo 100 anni, 150 anni che la Russia è diventata come l'Inghilterra e abbiamo gli operai salariati di fabbrica, possiamo andare da loro con il volantino e fare la propaganda per fare la lotta di classe? Questa era la tesi di molti marxisti. Dicevano: l'ha detto Marx, quindi dobbiamo fare così. Oppure loro si chiedevano: noi possiamo partire da una forma di comunità che già esiste e possiamo rivoluzionarla in forma socialista senza passare attraverso la drammatica distruzione che il capitalismo propone? Guardate, è un tema di grandissima attualità questo, perché ci sono molti dibattiti in America Latina oggi, io ne ho partecipato alcuni anche in Bolivia, dove ci sono forti radici comunitarie, ma non c'è uno sviluppo del capitalismo di fabbrica come quello che è attraversato altri paesi. E infatti Morales, la vicepresidenza della Bolivia, hanno ripubblicato questi testi di Marx e c'è grande dibattito su questa questione. Marx, a differenza dei marxisti, disse chiaramente che la sua analisi sugli aspetti positivi del capitalismo era un'analisi che riguardava soltanto l'Europa occidentale. Cioè Marx non aveva assolutamente voluto creare uno schema storico che valeva per ogni paese, per ogni luogo. E Marx aveva scritto questo non soltanto in risposta ai rivoluzionari russi, ma già nell'edizione francese del Capitale,
alla quale aveva lavorato nel 1872. Quindi è un Marx che continua a studiare, che continua a interrogarsi e che continua legittimamente a cambiare le sue idee, a migliorarle, a renderle più critiche. E io direi che è un Marx che da questo punto di vista ci serve ancora di più. Faccio l'ultimo esempio e concludo. Nel 1853, quando Marx scriveva per New York Tribune, scrisse un articolo che si chiamava Il colonialismo inglese in India. E in questo articolo Marx, parlando dei risultati della dominazione britannica in India, Marx disse: gli inglesi devono fare hanno una doppia funzione. Importeranno il capitalismo, ma facendo questo distruggeranno anche una parte di quella società estremamente piena di elementi reazionari e negativi, ne parlavo prima, in particolare rispetto alla condizione della donna. Marx ovviamente nel 1953 non era filocapitalista e sapeva che il capitalismo significava distruzione, sofferenze per le masse rurali, così come per quelle lavoratrici, però aveva questa idea che appunto lo sviluppo capitalistico avrebbe messo il sud del mondo nel processo, nel mercato mondiale, e quindi in una dimensione di maggiori possibilità, attenzione, per lo sviluppo individuale. Non si parla solo di produzione, si parla anche degli individui, si parla anche della condizione della donna, che per Marx saluta con grandissima attenzione in forma positiva il fatto che le donne, entrando nel processo lavorativo, sviluppano anche la loro autonomia, non sono più soggette al dominio patriarcale che esiste nella forma di produzione precedenti o nelle famiglie. Quando Marx invece studia antropologia e quando torna alla storia negli anni 70 e legge dell'India, dell'Indonesia, dell'Algeria, dove si recò anche per motivi di salute, perché stava per morire nel 1882, dunque cerca di andare al sud, aveva una pleurite, la polmonite, e incontra il mondo arabo, Marx scrisse chiaramente, leggo soltanto una citazione che purtroppo non è conosciuta e purtroppo si continua a leggere Marx così come è stato fatto da Saido, da alcuni che hanno accusato Marx di eurocentrismo, di orientalismo. Marx scrisse: tutti quelli che vogliono sapere sanno che la soppressione della proprietà comune del suolo nelle Indie orientali non è stato che un atto di vandalismo degli inglesi. Non c'è alcuna civilizzazione, non c'è alcun progresso che accompagna l'imperialismo e il colonialismo. Immaginate i comunisti e il Partito Comunista Francese che leggono questo dopo aver appoggiato la presenza francese in Algeria, per fare un esempio. Non ha spinto il capitalismo, il popolo indigeno avanti, ma indietro. I britannici sono stati capaci soltanto di distruggere l'agricoltura indigena e raddoppiare il numero e l'intensità delle carestie. Dunque, guardate che differenza rispetto all'articolo precedente di quando Marx era sbarbato, aveva 35 anni e non conosceva ancora, perché ha il diritto di sviluppare le sue idee, di crescere e di diventare Marx. E poi guardate anche, utilizzando questi testi, che tipo di nuove letture, nuove interpretazioni possono essere fatti e quanto sono interessanti queste letture rispetto alle problematiche che esistono nella nostra società contemporanea. Dunque Marx scrisse a Berezza Sulic: lascia perdere i marxisti che dicono questo in mio nome, in realtà io credo che è possibile che la comune rurale lussa, l'obscina, possa saltare il capitalismo e prendere i frutti positivi di una possibile trasformazione della comunità in senso socialista, perché il capitalismo esiste in altri posti e dunque è possibile avere diversi percorsi, diverse lotte, diverse forme di emancipazione. È un'opera aperta, è un'opera in alcuni tratti incompiuta, non vuol dire che è un'opera più povera, anzi io ritengo che sia quasi positivo leggere Marx da questo punto di vista. Marx è un pensatore che cerca la totalità e raggiunge la totalità, perché oggi il capitale è considerato il libro che
e offre i maggiori strumenti interpretativi e critici del capitalismo. L'anno prossimo ci saranno i 150 anni del Capitale, 1867-2017, e ci saranno centinaia di conferenze in tutto il mondo che saluteranno la pubblicazione di questo straordinario e unico, io direi, strumento analisi del capitalismo. Leggerlo in questa forma aperta è ancora migliore, perché io credo che offre i migliori strumenti interpretativi per analizzare le contraddizioni del capitalismo, che sono così ben presenti nei nostri occhi dopo la crisi del 2008 con la quale ho iniziato, e anche perché Marx è sempre politica, non soltanto teoria, per lottare contro le ingiustizie sociali che il capitalismo produce. Grazie.